Benvenuti nel canale televisivo sportivo. Oggi con le ultime notizie come: il campione argentino ha aggiunto alla sua collezione di prodezze l'ennesima perla della carriera, stop e girata da fenomeno. Una passeggiata di salute l'esordio in Ligue 1 del PSG. Dopo il 4-0 rifilato al Nantes in finale di Supercoppa di Francia, la squadra di Galtier fa un sul boccone del modesto Clermont. Merito di un Neymar in serata di grazia e di un Messi che sembra aver ritrovato se stesso. Finisce 5-0, con le reti di Onana, a cui aggiunge 3 assist, Hakimi, Marquinhos e la doppietta di Leo. Messi, una magia dopo l'altra, doppietta e gol in rovesciata. Punto dopo una stagione tutt'altro che esaltante, la prima con la maglia del PSG, Leo Messi sembra aver ritrovato se stesso. E mentre in Spagna continuano a vociferare di un suo possibile ritorno al Barcellona, lui semina il panico tra le difese della Ligue 1. All'esordio in campionato si regala una doppietta e un assist. Il fenomeno argentino è tornato, che detto così suona come una bestemmia. Quando mai se n'è andato? A sbloccare il match ci pensa Neymar, ma il pallone gli arriva da un tocco dolce di Messi, che mette così la firma anche sul primo gol del PSG. Ma lo show deve ancora iniziare, bisogna aspettare il minuto 80, quando i due ex Barça scambiano nello stretto ed è proprio la pulce di piatto sinistro a metterla in rete. Tutto troppo facile. Ecco perché 6 minuti più tardi Leo decide di alzare gli standard. Lancio in verticale che parte dal piede vellutato di Paredes, Messi stoppa di petto e in rovesciata scavalca il portiere in uscita. Capolavoro, l'ennesimo. Anche se ormai non dovrebbe nemmeno più far notizia. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.